Allora, eccoci qua, domanda: come richiedo le collaborazioni alle aziende? Allora, come chiedo le collaborazioni? Lascio giù il link se questa ragazza Dolce Hecate 81 ha un canale, così potete seguirla anche voi nel suo, appunto, nel suo canale. Come chiedo io le collaborazioni alle aziende? Cancelliamo la domanda che adesso rispondo appunto a questa richiesta. Grazie per la richiesta. E allora, inizio dicendovi la mia esperienza con le aziende e perché chiedo le collaborazioni e come faccio io a richiederle. Spero questo argomento vi possa interessare, fatemi sapere se avete altre domande, curiosità, cose da chiedermi comunque. Allora, io chiedo le collaborazioni delle aziende soprattutto per provare i loro prodotti e questo è sottinteso. Come faccio a chiedere le collaborazioni? Praticamente vado su ad esempio, mettiamo Puro Bio, un'azienda a caso. Vado su Puro Bio su Facebook, guardo i loro prodotti, dico wow, che bello, vorrei proprio provare qualcosa, faccio dei commenti e poi scrivo un messaggio privato all'azienda Puro Bio su Facebook, messaggio privato. O no, aspetta, prima cosa su Facebook: salve, mi piacciono molto i vostri prodotti, potrei provarne qualcuno magari gratuitamente. Loro se mi rispondono bene, se non mi rispondono perché alcune aziende non mi rispondono, magari perché sono troppo famose, io sono poco conosciuta, non lo so perché. Alcuni comunque non mi rispondono, altri mi rispondono. Ad esempio mi ha risposto Cotton Plus e come avete visto ho fatto la collaborazione con questa fantastica azienda che ringrazio ancora per i dischetti, che sono molto validi. Comunque mi hanno risposto, ad esempio, appunto, non la Puro Bio, la Cotton Plus, mi ha risposto su Facebook, mi ha detto scrivi un'email appunto alla nostra azienda, alla nostra agenzia e qualcuno ti risponderà. Infatti sono stati molto molto veloci, mi hanno risposto e mi hanno appunto in pochi giorni, meno di una settimana, mi hanno inviato appunto 4 pacchetti di dischetti. Ma appunto partiamo dal presupposto che se voi scrivete a 10 aziende, su 10 aziende può essere che ve ne rispondano solo due, vi rispondano solo due, o anche solo una su 10 vi può rispondere, magari perché sono impegnati, magari perché non hanno voglia di rispondervi, o magari perché hanno altre cose da fare, o magari perché non siete molto conosciute, non siete molto famose, quindi molte aziende dicono noi rispondiamo solo a chi ha 5.000 iscritti o 50 milioni di iscritti. Io ne ho solo 1.200, quindi sono già tanti, ma parlo di molte aziende, sono pochi. Bando alle ciance. Richiedo molto spesso io le collaborazioni alle aziende per provare appunto i loro prodotti, se fosse possibile in modo gratuito, per poi recensirli a voi, i prodotti appunto che ricevo, e lo dico sempre, se ricevo dei prodotti o se li compro io, ovviamente, perché questo è sinonimo di sincerità. Non so parlare, non mi sono scritta niente, scusate se balbetto. Comunque, chiedo collaborazione alle aziende perché mi piace provare prodotti nuovi, anche se ne ho già tantissimi da provare, finire e magari ricomprare se mi piacciono, ho tantissime recensioni da fare e ne ho già fatte tante, però mi piace comunque vedere magari le recensioni di alcune ragazze che seguo, dico cavolo, voglio provare anch'io quei prodotti, voglio chiedere anch'io la collaborazione a quell'azienda e così faccio. Appunto, molte aziende non mi rispondono, appunto. Alcune aziende mi rispondono, adesso non siamo interessati perché lei ha pochi iscritti, mi faccia sapere, mi metta il link del suo canale così vedo quanti iscritti ha e poi le posso rispondere se siamo disponibili alla collaborazione. Alcuni appunto mi rispondono in questo modo come vi ho appena detto, alcuni non mi rispondono, alcuni mi rispondono sì, mi fa piacere inviarle nei nostri prodotti così che possa provarli. Soprattutto in modo gratuito. Non tutti, non a tutti, non a tutte le aziende va bene inviare prodotti gratuitamente, perché ad esempio appunto la Lush o la MAC, non so come dite, o altre marche molto costose, la Sephora eccetera, non portano, non inviano prodotti, almeno a me, magari perché sono poco conosciuta. Comunque io gli ho richiesto molte collaborazioni, mi hanno sempre detto no, perché comunque lei ha pochi iscritti e va bene, ma vado sul sito tipo Macchillaia, vado sul sito, non inviamo cose gratuitamente, faccia un ordine e poi saremo contenti di accontentarla praticamente. Ma io vorrei appunto molte volte provare dei prodotti gratuitamente per vedere se mi trovo bene, anche magari dei campioncini va bene provarli, ma vedere se mi trovo bene io, fare delle recensioni e poi magari fare un ordine, non fare un ordine, magari recensirlo in modo negativo perché mi sono trovata male con molti prodotti di molte aziende, non faccio nomi. Non mi piace appunto fare un ordine perché sono obbligata a farlo, ma mi piace appunto provare prodotti magari in modo gratuito,
trovarmi bene o non trovarmi bene, ma comunque non spendere un pacco di soldi per ricevere delle cose con cui mi trovo male. Non so se riuscite a capirmi. Quindi mi piace sì provare qualcosa gratuitamente, ma poche aziende mi rispondono che accettano la mia richiesta di collaborazione. Quindi, in breve, le collaborazioni che ho fatto con... Allora, ho fatto la collaborazione con Anika Makeup, un rossetto, un ombretto giallo, un lip liner marrone, anche se non mi piace molto la matita labbra marrone, comunque cercherò di usarla quest'autunno, visto che vanno molto di moda i colori scuri, come vedete da come sono vestita. Comunque, ho richiesto io la collaborazione ad Anika Makeup, ho richiesto io la collaborazione a Cotton Plus. Sono due collaborazioni, due aziende con cui ho collaborato e ringrazio tantissimo ancora per i prodotti che mi hanno inviato, che sono molto validi. Ho richiesto io le collaborazioni per provare prodotti in modo gratuito e recensirli sul mio canale YouTube per voi che mi seguite. Mi piace provare prodotti nuovi, mi piace fare collaborazioni sia con YouTuber che con aziende. Non perché voglio diventare famosa, non perché mi piace ricevere prodotti gratis perché sono gasata, voglio dar miliardi, o che bello mi hanno inviato quei prodotti perché sono conosciuta. No, non pensate così perché non è così. Mi piace fare collaborazioni sia con YouTuber, quindi ragazze o ragazzi che sono come me, che fanno video, e mi piace anche collaborare con aziende gentili e che mi inviano prodotti se vogliono inviarmeli. Però sono poco conosciuta, quindi molte aziende dicono: lei ha pochi iscritti, non va bene, non vogliamo collaborare. Oppure non siamo al momento disponibili, abbiamo altre collaborazioni in atto, quindi arrivederci e alla prossima. Praticamente questa è la mia esperienza con le aziende. Sono contenta se molte aziende alla mia proposta, alla mia richiesta accettano. Se non accettano, aspetterò di diventare più famosa, tra virgolette, per magari avere altre collaborazioni. Se volete, cari ragazzi e care ragazze che mi seguite, collaborare con me, fatemi sapere. Un bacione, a presto. Ciao!